iniziamo subito con i preferiti di Duglio. Dopo tantissimo tempo ritorno con i video preferiti. Ma il primo preferito è questo, ed è la Camuti Chocolate Marshmallow Face Mask, ovvero è una maschera al cioccolato e al marshmallow. Marshmallow non quelli che si mangiano, ma come marshmallow, se non sbaglio, si intende l'estratto dalla pianta con cui una volta si facevano i marshmallow. Comunque, si tratta di una maschera a base di polvere di cacao e una polverina che bisogna mischiare all'acqua per creare la vostra maschera personale. Questa è, diciamo, la nota un pochino più dolente, perché è un pochino noioso ogni volta trovare la giusta quantità di acqua e di polvere da mischiare. Però davvero il profumo è paradisiaco e l'effetto è spettacolare, uniforma la pelle, secondo me la idrata anche, la purifica, è veramente, veramente fantastica. Poi il secondo preferito è questo, se non sbaglio ve ne avevo già parlato, è la crema per il corpo di La Vera al limone. È una crema molto leggera, molto fresca e molto idratante, lascia un profumo fresco di limone. E, rispetto alla crema che avevo prima, quella là al cioccolato, sempre della La Vera, è meno idratante, però penso che sia un pochino una formulazione adatta questa più all'estate, proprio per questo profumo di arancia. È meno idratante, ma idrata lo stesso, o almeno dà la giusta idratazione che si ha bisogno d'estate, quindi non tantissima, ma la giusta. E ovviamente 100% biologico, come tutti i prodotti La Vera. Terzo prodotto preferito che mi è piaciuto tanto è la matita pastello nella colorazione cielo turquoise di Neve Makeup. È una colorazione molto molto bella, è una sorta di turchese, è molto bello, è veramente intenso anche nella rima interna. L'unica nota dolente, come secondo me un po' alla fine un po' tutte le matite, però forse questa un po' di più, sbava un po' e si appiccica troppo nella palpebra, quindi non dura tantissimo, bisogna ripassarla, però il colore è veramente fantastico. Altro preferito di questo mese è il balsamo labbra Crazy Rumors menta e cioccolato. La Crazy Rumors penso che sia una delle marche migliori di balsamo in labbra eco bio, ovviamente. Dico ovviamente perché, per quanto riguarda l'idratazione, soprattutto delle labbra, preferisco una cosa 100% biologico, perché non ci vuole un dio a creare un balsamo labbra tutto naturale, alla fine sono tutti burri. Quindi io per i balsami labbra vado sempre sul naturale. È fantastico, la profumazione non so, forse sa un po' di dolce, però sa più di menta. Infatti poi quando lo metto ho una sensazione di fresco veramente piacevole, proprio dovuta all'uso della menta. Poi altro preferito, questa volta non riguarda la mia pelle, ma le pelli molto 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 acneiche, è un fondotinta, è il Vichy Dermablend. Come sapete io faccio la truccatrice, quindi provo un po' di fondotinta su pelli diverse, e questo qua non l'avevo ancora provato, ma è fantastico. L'ho provato su una ragazza che era piena di brufoli, ma un risultato fantastico, li ha coperti tutti e l'effetto era naturale. Ovviamente bisogna saperlo mettere. Io l'ho picchiettato col pennello sulla parte dove aveva le imperfezioni maggiori, sul resto del viso dove non aveva l'ho solo sfumato, giusto per uniformare l'incarnato, ma è fenomenale, veramente veramente buono e ottimo. Nota un po' dolente per me il fatto che ci sia l'SPF 35, perché avere la protezione solare, mettere un fondotinta con la protezione solare non è il massimo, soprattutto se bisogna fare delle foto, perché riflette troppo la luce e si viene troppo bianchi in foto. Quindi purtroppo ha il fattore di protezione solare, perché io penso che una persona che voglia mettersi il fattore di protezione solare addosso si metta prima una crema con protezione solare, non c'è bisogno di metterlo già nel fondotinta. Purtroppo ce l'ha, questo qua è l'unico inconveniente, però vabbè, io lo uso lo stesso perché è pazzesco e non costa neanche tantissimo rispetto magari a fondotinta Make Up For Ever, MAC eccetera eccetera. Infine sempre della Dermablend, il correttore che uso per le occhiaie, devo dire che l'ho trovato veramente veramente molto buono. Questo è nella colorazione 35, è come dire, morbido,
Però allo stesso tempo copre benissimo le occhiaie. Mi è piaciuto tanto, anche questo non ha un prezzo esagerato, veramente promosso. Gli ultimi due preferiti, non ce li ho qua perché come al solito quando devo girare un video non trovo mai niente, sono comunque la matita nera di Essence che l'ho scoperta, quella la Stilo. Già io uso quella marrone, ma questa nera è buonissima anche. E poi le lime per unghie della Yves Rocher, che sono delle semplici lime, solo che sono molto buone perché hanno una parte, sono abbastanza grandi e hanno una parte con la grana un po' più grossa e una parte con la grana un po' più fina, e quindi sono davvero utili. E niente, fatemi sapere nei commenti i vostri preferiti, ricordatevi di iscrivervi al canale e aggiungermi su Facebook per non perdere nessun altro prossimo video, e vi mando un bacio e alla prossima, ciao!